Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport, punto conquistato col cuore al delle Alpi, in un modo o nell'altro. Gigi Frisini, sembrava una partita d'altri tempi. Beh, insomma, partita da altri tempi, difensori praticamente che si sono scambiati un sacco di botte, però alla fine, avendo giocato in formazione rimaneggiata contro la prima della classe, non ci possiamo lamentare, insomma. È proprio così. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari e Radio Bari. C'è una notizia dell'ultima ora importante. Il Bari ha trovato un accordo, meglio i matarrisi hanno trovato un accordo con una banca per il pagamento degli stipendi di agosto e settembre. Il che vuol dire che questo tampona una situazione che poteva diventare catastrofica, permette al Bari di evitare una nuova penalizzazione e soprattutto di essere ora ancora più aperto alla trattativa con la Meliam o con chi che sia. Una cosa è certa, e oggi in conferenza stampa credo che lo dirà nel pomeriggio Garzelli, il fatto che che i Matarrese abbiano per l'appunto pagato gli stipendi, abbiano dato garanzie per il pagamento degli stipendi. Non vuol dire che i Matarrese siano intenzionati a tornare in sella al timone della società. Credo che questo messaggio sarà il messaggio che oggi vorrà in qualche modo esternare Garzelli. I Matarrese credo che si siano impegnati per l'ultima volta in assoluto per nome e per conto del Bari, con un'operazione anche diversa rispetto a quella dell'altra volta. Si sono impegnati anche per dare una risposta, credo, all'appello del sindaco che non più tardi di sabato li aveva invitati ad onorare questo impegno e poi a farsi carico il sindaco di trovare investitori per il Bari. Ripeto, se oggi non fossero stati pagati gli stipendi, il Bari sarebbe andato davvero nel baratro, in un baratro senza via d'uscita. Questa, diciamo, operazione tampona al momento la crisi che c'è, la situazione resta molto delicata, ma tutto sommato ancora superabile. C'è un amico in linea, pronto? Sì, buongiorno, ciao Enzo, Ciao. sono Cosimo, un Ciao, saluto ciao Cosimo, a Gigi grazie. Frisini e a tutti gli amici del forum. Ciao, ciao, ciao Cosimo. Ciao, senti Enzo, io volevo soffermarmi un attimino sulla prestazione di De Falco Sì, ieri, sì. che a cavallo tra la fine del primo tempo e all'inizio del secondo tempo ho contato 6-7 palle regalate agli avversari, Una tra cui sagra di l'ultima errori, è scaturito il è vero, gol. è vero. E poi tra l'altro ho trovato anche molto discutibile la sostituzione di Bellomo, che fino ad allora mi è sembrato che nel reparto di centrocampo era il migliore, era l'unico che dava geometrie, si proponeva con una certa. E poi fisicamente l'ho visto anche bene. Va bene, grazie Gigi, a te le Beh, la considerazioni tecniche. sostituzione di Bellomo, anche a me lascia perplesso, però bene o male, ha optato così forse perché pensava che la maggior pressione poteva influire sulla mancanza di esperienza, ha preferito rinforzare il centrocampo, però effettivamente la prestazione di De Falco è stata disarmante. De Falco finora, lui e gli ultimi arrivati, mi riferisco a Bogliacini e De Paolo, hanno dato molto ma molto poco. Lui poi praticamente dopo aver fatto quell'incredibile gol a Modena, forse dovremmo giocare tutte le volte a Modena per vedere un De Falco in condizioni ottimali, effettivamente è stata una grossa delusione. Così che abbiamo preso gol sul campo della Cappalista, con un passaggio errato a centrocampo e con una difesa che era salita, però chi non è salita e chi effettivamente al momento tiene fede al proprio cognome, che è di una lentezza incredibile e polenta. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Luca. Ciao Luca, ciao. Saluto l'ospite. Grazie. Io volevo fare solo queste due Sì. considerazioni. Ritengo che se riusciamo quest'anno a salvarci, penso che sia già un fatto Sì. positivo, poi tutto quello che verrà è tutto rocolato. Qualche considerazione sui giocatori. Secondo me Borghese non è un giocatore da Serie B. Direi che forse Cerpitelli è decisamente meglio al centro piuttosto che sulla Sì, fascia, ricordo la partita sì, Reggio Calabria, anche sì. se ieri poi comunque si è proposto abbastanza bene. E poi Polenta,
mi sembra veramente un'alternativa di poco conto rispetto a Garofalo. Io stento a credere che questo sia il giocatore che era finito addirittura nel Milione del Barcellona. Evidentemente ha problemi, perché non è questo, a mio avviso, un giocatore assolutamente all'altezza della fama che lo ha accompagnato e soprattutto all'altezza del ruolo da titolare fisso in tutte le nazionali giovanili uruguaiane. Ha sempre giocato da titolare inamovibile, quindi evidentemente Polenta in questo momento sta avendo dei problemi. Ma sul piano fisico sembra impresentabile, perché effettivamente ha delle limitazioni nella corsa, roba del genere, anche nello stesso tipo di intervento. Sul secondo intervento, da cui è originata l'espulsione, si è presentato praticamente come un masso, un trave, un macigno, senza alcun tempo di Di reazione, di reazione. reattività, insomma. Però Cioè, bene o male, proprio mi ha anticipato chi effettivamente l'ha sorpresa in senso positivo finora è Cepitelli. Però c'è da dire che Cepitelli ha già un anno di esperienza in C, mentre la maggior parte di questi calciatori, mi riferisco ai giovani, viene dalle primavere oppure da partiti che non hanno mai giocato. c'è un amico in linea, pronto? ciao Enzo, sono Gigi da Bari. Ciao Gigi. Enzo, due domande, ecco. Una per quanto riguarda i debiti del Bari, che è Sì. veramente un mistero, Sì. ammontano a 33 milioni di euro, senza aver mai comprato un calciatore di proprietà tipo il Palermo, il Genoa o altre squadre di livello che hanno anche ingaggi abbastanza alti, ma 33 milioni di euro sono veramente davvero tanti. Dicono 33 milioni, dicono, eh. Mentre un'altra cosa, Enzo, mi voglio. Voglio, un mesetto fa ho chiamato per esternare una critica nei confronti di Lamanna Sì. e anche di Rivaldo. Sì. Devo ricredermi, ho visto Lamanna in questo ultimo mese che è in netta ripresa, molto più sicuro di sé. Devo ricredermi, sto chiamando apposta per dire questo, il ragazzo veramente lo sto Cambiare vedendo. idea non è mai sbagliato. Grazie. E anche Rivaldo, Enzo, Sì, devo dire sì. la verità, molto, molto pulito, piedi buoni, si trova in tutte le zone del campo, mi sta piacendo. Gigi. Ma Vabbè. Lamanna ha alternato all'inizio delle buone prestazioni, poi anche lui è entrato Però ieri era veramente sicuro ieri Lamanna, eh. effettivamente ha fatto due parate importanti, l'ultima sul tiro loro con la palla che è rimbalzata davanti a lui e poi quella parata di intuito eccezionale di piedi sulla palla a Rivaldo chiudere. invece? Ma Rivaldo secondo me va inserito in un contesto diverso perché lui è abituato a portare palla e purtroppo i centrocampisti che portano palla, però Rivaldo è un centrocampista che deve giocare più avanti. Purtroppo continua a dire che l'assenza di Donati, che è l'unico al momento in esperienza in grado di reggere il campo, avrebbe avuto bisogno di quelle inutili vendite, perché parliamoci chiaro, nel momento in cui ci troviamo Sì. con questi debiti, se avessimo avuto la possibilità di conservare un giocatore come Gazzi, sicuramente il centrocampo del Bari non avrebbe avuto i problemi che sta Problemi. avendo. Pubblicità, poi di nuovo insieme con Biancarosso TB Sport, cerchiamo di darvi ulteriori dettagli sulla notizia dell'ultima ora. Il Bari ha trovato l'accordo con una banca per il pagamento degli stipendi di agosto-settembre 2011. A fra poco.